Mori, mi porti dai cinesi stamattina? Non lo so, dovete cominciare al vento qua. No, sai perché, mo? Non so manco se ci permettono di girare il video, però noi al limite ce n'abbuschiamo, nascondiamo, ce n'abbuschiamo praticamente tra gli scaffali. Io mi mimetizzo bene. Un koala, no, non un koala, un camaleonte, un koala. No, mo, perché voglio vedere. Aspetta, che punto qui? Si vede, io mi vedo, se si capisce niente. No, perché voglio vedere, mo, se si riesce. Ma io non mi vedo, cioè non mi vedo nel senso che non so se sto inquadrando. Vabbè, al limite abbiamo fatto un monologo per niente. No, volevo vedere se c'erano delle novità prima di tutto, perché comunque questi cinesi qui non è che c'hanno tanto. Se ci fanno riprendere, mo riprendiamo. Se non ci fanno riprendere, ci riprendono loro. Sì, questo è vero, tu stai a vedere una cosa, spuntano all'inizio corsia, proprio si fissano lì, ti guardano. Cioè è una cosa proprio, a volte mettono l'ansia, però ci sta. Ma questa è una pulì? Carina. Stanno a sistemare? Vabbè. Comunque noi siamo a Porto Recanati, così. Volevamo andare anche da Ferramenta. Allora, siamo stati alla Lidl. Spugne, spugnette, niente di che, ci servivano delle cose. Ma giusto per, quindi andiamo dal Ferramenta per vedere se c'ha la resina ipossidica. Non ci capisco niente, cioè voglio fa tutto, non ci capisco niente. Allora quella e poi mo ce ne andiamo dai cinesi, poi andiamo a casa, io da brava casalinga faccio i letti. E io vado a dormire. Tu da bravo ginnasta, mo, ginnasta. Pensa che valore alto ho di quello che fai. Amo, perché me devo rifare le mani. Comunque, la come si chiama, mo? Lo smalto, quello lì, semipermanente, mi dura. La signora si ferma perché la vedo molto underground. Ieri è stata una giornata bellissima, ringraziando il cielo, Giulia si è riuscita ad organizzare con i compiti, ma comunque con un aiuto anche da parte delle insegnanti, che si sono un attimino limitate nel dare compiti, quindi diciamo che la bambina, benché avesse da fare tanto, pensa che comizio che sto facendo, è riuscita a far tutto. No, non fa vedere, che dopo dicono che urlo. Una ragazza è stata tanto carina, ma dato di lei, signora, non le sembra che urla un po' troppo? No, mi ha fatto tenerezza, perché comunque, no, vabbè. Le mando un bacio. Tanto non mi segue, lei proprio non mi segue, ha detto che è capitato sul mio canale per sbaglio. E che non succederà mai più. Ma assordito. Cosa? Mamma, dopo dicono che urlo. Chi? Tua sorella. E non mi fa specificare in che termini. Ecco, adesso siamo arrivati al Ferramenta. Ma si può parcheggiare qui? No. Allora tu mettete di qua, mo, controsenso, contromano, controvento, amore. Ma non è a doppio senso di marcia questa? Eh sì, perché tante ce l'ho in faccia, de macchine parcheggiate, muri. Vi volevo dire che il semi permanente mi dura, appunto, sto. Se no faccio lunga, non finisco più. Vabbè, adesso andiamo a vedere qua, mo, se c'è la resina. Abbiamo toccato il marciapiede. Come abbiamo parcheggiato bene. Ma vabbè, stavo così a fare una battuta. Vabbè, comunque siamo arrivati. L'abbiamo trovata. Allora, ce la devo ordinare, mo. Sì. La devi ordinare, devi arrivare. Sì, però ci arriva. Cioè, per sicurezza ha detto di chiamare oggi, perché siamo andati alla Ferramenta. La Ferramenta ci aveva mandato in questo negozio di vernici. E il titolare, diciamo, il titolare era fuori per lavoro. E praticamente ci ha detto di contattarlo oggi nel pomeriggio, però già ci eravamo parlati lì in negozio al telefono, fu un macello,
e ce l'ha e corrisponde a quello che serve a me. Serve questa esperienza che vorrei fare, ecco, e la vorrei fare nella maniera più bella possibile. Adesso ci mancano gli stampi, mo. Va bene le fogline per la sabbia. Mettete più qua? No, non volevo andarlo al Padre Eterno io sta resina, vorrei farla a casa, no? Perché vedevo che te spostavi un po' da una parte, mo. E no, vabbè, bellissima sta cosa. Sta cosa è bellissima, mo. Sono felice! Yeah! Che belli questi qua. Questi mi piacciono proprio a me, vedi? 1,90 euro. Lo metto a fuoco perché? Eccolo qua. Questo. Questi. Questi sono belli. Questi sono proprio carini. Sono rimasti solo sti colori qua, però. Che belle ste cose. Ah, vedi, questo se dovessi fare quei portachiavi con la resina, mica questo, questi che servono, ma che belle queste cosette. Oh, che carine che so queste, ma. Ah, vedi, queste mi sembrano a me più grosse di quelle lì che si trovano al Tiger, queste graffettine, più cicciotte. È carino anche qui. No, vabbè, ma questo è troppo bello. Tutto il set, hai visto? Il compasso. Questo qui, come si chiama questo, mo? Il goniometro, così? Belli questi qua. Però ho già controllato, ci stanno solo queste due cose, pastelli a olio. Che belli! E questi qua i timbri, però solo con le lettere. No, ci stanno anche così. No, che bello, mi. Questo lo voglio provare, però come si fa? Questo come si fa, mi? Questo mi piace, mo. Questo voglio provare a farlo. O comunque lo compro. È tutto thank you, mi sa. Tutto thank you, tutto thank you. Questo, portachiavi. Questo sì, lo prendo questo qui, ma. Questa la penna, che carina, c'è anche di topolino. Non c'ha tutto per fare quello, mo. No. Vede, non c'ha molte cose. La penna che è stata aperta, come te sbagli. Belli questi qua. Le gomme a cellulare, ma che carine. Le gommine queste, troppo bello. Ci vuole il tampone, Michi, il tampone. Il tampone te non ho. Non si è. Questo è proprio carino. Qui nella cartoleria prima c'aveva tanto di più, adesso non è che c'è molto. C'è sti quadernini. Questo è solitario, non capisco. Ho visto prima quadernini così, thank you. Che carini che sono questi. Questi sono proprio carini. E costano 2,50 euro. Che poi sono questi qua. Che belli che sono. Proprio carini. Questi sì. Questi mi piace. Ah, questo per il numero di telefono. Qui un po' di diari. Quaderni. Ah, mo potremmo vedere qui il quaderno per Giulia, mo. Ci serve quadrettato. Però questo c'ha i bordi. Senza bordi, mo. Chissà se lo truem. Tutti bordelli. Qui qua invece ci sta i bottoni. Questo è carino.
Sono belli i bottoni così, ma tutti colorati. Anche questo però potrebbe essere per fare per la Midori, mo? No, questo perché? È troppo morbido. Se lo è troppo morbido, sì, infatti, ma... No, forse. Oh, carina sta roba. Vedete, questi c'hanno qui, ma non mi dice niente a me questi qua. Ah, l'ho trovato? Sì, questi qua. La fantasia un po' più giusta. La fantasia un po' più giusta. Vabbè, il teschio mo si può anche evitare. Vediamo un po' sotto. Tinta unita. Vabbè, anche a tinta... No. No. No, vabbè, prendi questi qua. Prendi questo, dai, tanto vabbè anche questo. Ma sì. Questi sono proprio carini. Questi sono carini, sì. Questo cos'è? Ah, la lavagna magnetica. Questa è comoda pure. Questo mi piace. Questo l'ho preso il frigorifero però, mo. Vabbè. Calcolatrice. Gli astuccini. Altro astuccino. Carini questi qua. Mi si faccio casca tutto, sanno. Ecco, io sapevo che ne stava una catena di quelle proprio. Ecco. Carino. Allora, siamo tornati a casa. Felici. Yeah! Allora, questo è il quadernone che abbiamo preso a un euro. Lì dai cinesi, lo faccio vedere meglio. Molto carino. Questo mi piace molto. Questo qui. E questi sono gli stampi, i timbrini trasparenti. Ve li faccio vedere meglio. Sono veramente molto carini. Io questi piccolini, ad esempio, così piccoli, io ce l'ho. For you. Io ce l'ho gli stampini. Questi sono veramente carini. Questi mi piacciono. Molto carino. Anche se lo dovessi avere solo questi. Ma chi se ne... 1,50 euro. Intanto l'ho comprati. Timbrini trasparenti di altra qualità per carta e cartoncino. La trasparenza facilita il posizionamento delle immagini. Ecco, praticamente è questo che a noi mancava, il timbrarolo qua. Vabbè, posizionare l'immagine. Perfetto, intanto ce l'ho. Così, dovesse capitarmi. Poi, alla Lidl abbiamo speso 13,69 euro, 14 euro. E abbiamo preso proprio queste quattro cavolate, ma il prezzo ce l'ha tirato su... Il latte, il Parmalat, perché comunque è il latte più buono insieme a quello dei Tre Valli e quindi comunque a casa mia o quello o quell'altro. E Giulia gli piace troppo, ne beve molto di latte. Cerco sempre di contenerlo, diciamo, nelle dosi perché ne beve veramente molto. Io ho preso queste salviettine, no queste salviettine, scusate, questi dischetti struccanti della Sien. E le ho pagate 1,19 euro, mentre 1,39 euro ho preso questi perché comunque anche noi donne, cioè, usiamo queste striscettine. E queste non l'ho mai provato, vi farò sapere com'è. Poi io prendo sempre, siccome cambio le spugne ogni 20 giorni su per giù, prendo queste qui a 79 centesimi. Queste qui, vabbè, ho preso due passate di pomodoro, semplicemente. Questi panni, che ma rimangono comodi, questi qua, 99 centesimi, dentro ne sono 6, mi rimangono comodo per tutti gli ambienti. Ne metto uno in bagno, uno in cucina, adesso ce n'ho due di bagni, quindi mi rimane un po' più scomodo. Ne finisco di più, ecco. Ecco, ho dato una botta. Le uova... Queste sono 10 che abbiamo finito, mentre qui al panificio, cioè non è possibile che uno compra una pizza e poi se la mangia a strada facendo come abbiamo fatto io e Michele, sembravamo due rabbiti. Questa qui, come si chiama sta pizza, Mi? La pizza di Cilè, è una caratteristica qui, la pizza di Cilè è stupenda,
È buonissima, abbiamo lasciato un pezzo per Giulia e tutto il resto ce l'ho spazzolata io e Michele. Va bene, poi abbiamo preso il pane fresco e una brioche per Giulia. Questa è la nostra spesa, questa è la nostra mattinata, questo è il nostro stare insieme a voi. Saluta Spillo! Ciao!